Bentornati ragazzi alla 27esima parte di Bianco 2. E ok, siamo arrivati alla Lega e quello che ci resta da fare è sconfiggere i Super 4. Come sempre d'altronde. Sì, vogliamo entrare? Bene. E adesso vediamo un po' di iniziare con il equipaggiare i nostri alleati. Allora, Roserade può prendersi... Allora, cosa le possiamo dare a Roserade? Vediamo. Le darei la gran radice se non fosse perché non la trovo. Magari se faccio ordine la trovo. Ok, per categoria come sempre. E adesso andiamo a cercare uno strumento che possa esserle utile. Allora, il velenaculeo no. Il miracolseme potrebbe andare già. Però sto cercando la gran radice. Forse non c'è. Cosa che a quanto pare sembra essere così. Vabbè, allora gli do il miracol seme punto e basta. Tieni, Roserade. Allora, a te Gliscor, tu che hai acrobazia, posso darti Bijou volante. Così lui lo dovrebbe consumare già al primo turno prima di attaccare. E oltre ad aver raddoppiato la potenza, avrebbe anche il bonus del Bijou, della gemma. Allora, a te invece Flareon do Abil Cintura. E a te Samurott darei Acqua Magica. Ed ecco qua. Dovremmo esserci. Perfetto, allora. Questa volta, ragazzi, inizio da Myrton. Non so da chi avevo iniziato nella scorsa guida. Forse, cioè, non mi ricordo. Però vabbè, inizio da Myrton lo stesso. E quindi, caro Lucario, toccherà a te. Bene. Davvero una figata come si presenta la sua stanza rispetto a 2 anni fa. E va bene. Sfidiamolo ancora una volta dopo 2 anni. Solita host epica. Molto molto bella. Troppo bella, troppo figa, insomma. Non c'è paragone. Bene bene, allora. Forza sfera. Ok, si attiva cuore deciso perché ci ha fatto tentennare. E in più, grazie ad avanzi, recupera quasi tutta la vita. Ok. Forza sfera. Che va a segno. Molto bene. Ciao ciao Lipard. Allora, Crocodile, eh? In tal caso mandiamo Samurott, perché così posso eludere il suo prepotenza e attaccare con Surf. Abbassamela pure, tanto è quella fisica, io ti uso Surf. Ah, io però lui sa terremoto, maledetto. Bene. Il prossimo è Scrafty. Ok, non c'è nessun problema. Contro di Scrafty possiamo sempre usare Lucario. Ma questa volta usiamo Zuffa. E Ale.
Bene, dovrebbe essere morto. Sì, molto morto. Ultra morto. E per finire abbiamo Bisharp. Ancora Zuffa. E perfetto. Dovremmo aver sconfitto del tutto Myrton. Perfetto. Farò come in bianco uno che ho fatto, diciamo, 2 super 4 per parte. E allora adesso l'altra sarà Antemia. Ok, molto bella l'animazione e anche molto spettrale, devo dire. Con tutte queste fiammette blu molto cupe e sinistre. Allora, Magneson, tu sarai quello che, diciamo, mi aiuterà. Visto che lei usa tipi vari, cioè hanno quasi tutti un tipo secondario, a parte Cofagrigus. E sì, ecco, ci aiuterà a wallare le mosse di tipo spettro, tipo palla ombra, funesto vento e anche sbigottacco. No vabbè, sbigottacco è buio però. Ok, manda Cofagrigus. Allora, io Cofagrigus lo odiavo, però per stavolta non può intossicarmi Magneson. Quindi sei perdonato, caro Cofagrigus, anche perché te ne andrai presto. E in più adesso, ragazzi, sarà molto difficile che si protegga, visto che è paralizzato. Ok. A quanto pare non ha provato a proteggersi, strano. Magari era solo quello di Gecis che si proteggeva, non ricordo. Allora, Golark, io metterei ancora Samurott. Oh, Golark, guardatelo. Guardate com'è fiero Golark. Dai, vai via, sottospecie di Transformer. Oh, Drifblim. Bene, ragazzi, vi informo che Drifblim è stato il sostituto di Jellicent. Infatti, ora vedrete che Jellicent è stato rimpiazzato appunto da questo pallone. Bene, una bella scarica e dovrebbe andarsene anche lui. Madonna, sì, se ne va. Guardatelo. Ok, Chandelure. E mettiamo ancora il nostro Samurott. Va bene. Adesso in teoria mi farà energipalla o qualcosa del genere. Io farò surf. E sono anche più veloce, wow. Che bello. Dai che saliamo alle 64 magari. No, non è salito di livello. Vabbè, dai. Pazienza. Allora, teletrasportiamoci qua. Diamo un attimino una super pozione. Oppure una gassosa anche. Meglio una gassosa. A Samurott. Ottimo lavoro, amico. E invece a te do una super pozione. Bene. Quindi adesso ho fatto la fascia, diciamo, ovest. Sì, ho fatto, diciamo, le stanze ovest. E adesso nella parte 28 faremo Marzio qua e Catlina nella parte, diciamo, est.
Io vi saluto ragazzi davanti a questa statua qua, che non capisco cosa rappresenta, perché magari non è... cioè, perché magari il gioco la mette... cioè, insomma, questa statua non si capisce bene cos'è, perché il gioco la... diciamo... la camera, la visuale, insomma, è lontana. Ecco, cosa volevo dire. Quindi non si vede bene cos'è questa statua qua, però... ad ogni modo, dicevo, vi saluto davanti a questa statua. Non si sa cos'è. Commento, like, un bel mi piace. Iscrivetevi, condividete il video e ci si becca la parte 28. E poi sarà la 29 dove affronteremo Iris, che batteremo e diventeremo campioni.